Siamo nell'anno 1223. A Rimini e in altre città italiane si diffonde un'eresia che nega la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. Gli eretici predicano nelle piazze e mettono in pericolo la fede di tante persone semplici, facendo credere che la dottrina della Chiesa cattolica è falsa. L'eresia si diffonde a macchia d'olio. Non si limita solo a predicare, spesso compiono atti violenti contro sacerdoti e fedeli, irrompono in chiesa durante la messa, urlano, bestemmiano, gettano scompiglio, minacciano, impauriscono i presenti, a volte li aggrediscono, bruciano case e negozi, uccidono. Per fronteggiare questo pericolo, la Chiesa chiama a raccolta i suoi uomini migliori. A Rimini arriva Sant'Antonio da Padova, un frate che aveva incontrato San Francesco di Assisi e ne aveva seguito le orme. Antonio inizia a predicare nelle strade e nelle piazze la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Tutti sanno che dovunque egli vada, Dio lo aiuta con prodigi e miracoli così grandi che molti eretici ritornano alla vera fede, alla fede cattolica. Un giorno, mentre Antonio sta parlando davanti alla folla, un eretico di nome Bononillo lo interrompe e gli lancia una sfida: se davvero è convinto della presenza reale di Cristo nell'ostia consacrata, Antonio deve accettarla. Ecco i termini della sfida. Bononillo avrebbe tenuto la sua mula a digiuno per 3 giorni, chiudendola a chiave nella stalla, senza darle da mangiare e da bere. E poi avrebbe condotto la mula in Piazza Grande del Foro o del Mercato, l'attuale Piazza Tre Martiri, portando un sacco di biada. Contemporaneamente Antonio avrebbe portato il Santissimo Sacramento. Se la mula avesse rifiutato la biada e preferito l'altro cibo, quello dell'Eucaristia, allora Antonio avrebbe vinto e dimostrato a tutti la verità della fede cattolica, una sfida temeraria che Antonio, sicuro dell'aiuto di Dio, accetta. 3 giorni dopo, all'ora fissata, Bononillo arriva baldanzoso in piazza. Con una mano tiene le retini del povero animale, con l'altra porta una bisaccia di avena. Avvicinandosi al luogo convenuto, la mula affamata allunga più volte il muso verso la bisaccia, ma viene fermata a forza dal padrone. Giunto in piazza, davanti alla chiesa, Bononillo chiama a gran voce Antonio e nell'attesa comincia a deridere la fede nell'Eucaristia e il povero frate. Ma Antonio è pronto, esce di chiesa, vestito con paramenti sacri, portando alto e ben visibile l'ostensorio contenente l'ostia consacrata. Bononillo, sicuro di sé, posa la bisaccia con l'avena per terra, a diversi metri da Antonio, poi libera la mula a metà strada tra la bisaccia e l'ostensorio, convinto che l'animale, molto affamato, avrebbe subito cominciato a mangiare. La piazza è stracolma, tantissime persone assistono alla sfida. Ma Antonio ha una fede forte e, ottenuto con un gesto il silenzio di tutti i presenti, si rivolge alla mula dicendo: in virtù e in nome del tuo creatore, che io per quanto ne sia indegno tengo nelle mie mani, ti dico e ti ordino: avanza prontamente e rendi omaggio al Signore con il rispetto dovuto, affinché i malvagi e gli eretici comprendano che tutte le creature devono umiliarsi davanti al loro Creatore, che i sacerdoti tengono nelle mani sull'altare. La mula esita per un lungo istante, dapprima volge il muso verso la bisaccia. Poi, sorprendendo tutti i presenti, si volge verso Antonio e, giunta davanti all'ostensorio, che Antonio tiene bene in vista, si piega sulle gambe anteriori e si inginocchia. Lo stupore è immenso, un vero miracolo che tutti vedono. Bononillo, sconvolto, scoppia a piangere e si getta ai piedi di Antonio, accanto alla mula inginocchiata, chiedendo perdono a Dio. Sinceramente pentito, in quell'istante abbandona l'eresia e si converte alla fede cattolica.